Devo dire che eravamo un po' preoccupati all'inizio, viste le passate esperienze, perché quando succedono eventi straordinari di questo genere, l'euforia porta a far perdere il senso della misura. Invece devo dire che il dispositivo che è stato attuato, voluto soprattutto dalla Prefettura e anche dalla Questura di Treviso, ha funzionato benissimo. Tant'è vero che eravamo 3 pattuglie della Polizia Locale, una della Polizia di Stato e una dei Carabinieri. Abbiamo lavorato sinergicamente chiudendo le strade del centro per permettere alla grande folla di cittadini marocchini, credo fossero più di 500 persone, di festeggiare la vittoria del Marocco e soprattutto affinché questo si svolgesse in sicurezza e in ordine. Quindi abbiamo deviato in percorsi alternativi le autovetture e al termine devo dire che tutta la comunità marocchina si è unita in un unico coro ringraziandoci per il lavoro che è stato svolto e perché gli abbiamo permesso di festeggiare in sicurezza. Quindi sicuramente un bel segno, sono accorsi anche da altri comuni vicini, non soltanto da Conegliano. Sappiamo benissimo che i cittadini marocchini rappresentano una grande fetta di cittadini stranieri residenti nella città di Conegliano. E quindi ben vengano finché ci siano questi comportamenti che diciamo, rispettano le regole e siano insomma, di festa, di gioia, però avendo cura naturalmente dei beni altrui.